Forse vi sarete imbattuti nel concetto che con la giusta frequenza tutto diventa realizzabile, persino la levitazione. Randall Carson ne parla nel podcast di Joe Rogan. Date un'occhiata. Everything vibrates at a frequency, and if you know that frequency, you can control things. Well, this is the model, and this is diagramming all the frequencies of the elements and what their vibrational frequencies are and the numbers that measure those frequencies. And they're all the numbers we get from looking at these ancient traditions that recur over and over and over again. And so through this technology, they're able to move stones or cut stones or all the above? All the above. Questo ci aiuta a capire come il taglio nella misteriosa formazione rocciosa Al Nasla in Arabia Saudita possa essere avvenuto. Qui ci sono due enormi massi e sono divisi da una fessura molto liscia che indica che qualcuno ha usato metodi avanzati per il taglio. Per quanto riguarda la levitazione, lasciate che vi mostri alcune prove. Nel 2015 un dispositivo costruito da un gruppo in Spagna è riuscito a far levitare e manipolare piccoli oggetti con il suono. We call these transducers, which is just a fancy word for speakers. These speakers, they only work at one frequency, and this frequency is 40 kHz, which we shouldn't be able to hear. All the transducers should be emitting, and luckily we shouldn't be able to hear anything. Only bats, dogs, and other animals should be able to hear 40 kHz. But because the ultrasound is so powerful, if we put some particles, they should be kept in midair with the power of sound. And all this seems that they are just being like kept there with air, actually it's not air, it's the ultrasound pushing them from all directions. Ed ecco un vecchio video di David Dick che mostra la levitazione di piccoli oggetti grazie alle frequenze. Gli scienziati sapevano che le onde sonore creano sacche oscillanti di aria pressurizzata che possono produrre una forza su un oggetto, in grado di contrastare la forza di gravità. Ma sebbene esistano dispositivi di levitazione a ultrasuoni, tutti si basano su onde stazionarie, create quando due onde sonore della stessa frequenza vengono emesse da direzioni opposte e sovrapposte l'una all'altra. E questo significa che tutti i dispositivi necessitano di due trasduttori. Nel 1987 il dottor David Dick ha progettato e costruito un dispositivo di levitazione acustica e ha condotto un esperimento di microgravità per la NASA. La cavità risonante di Helm, in plexiglass, ha tre altoparlanti che sono collegati al cubo da guide d'onda acustiche in alluminio. Applicando un'onda sonora continua di risonanza a 600 Hz e regolando l'ampiezza e la relazione di fase tra i tre altoparlanti, è stato possibile controllare la levitazione e il movimento di tutti e tre gli assi dello spazio ambiente. Inoltre, esistono prove di un nuovo tipo di medicina in cui il DNA può essere influenzato e riprogrammato da parole e frequenze, senza tagliare e sostituire i singoli geni. E secondo i ricercatori, il nostro DNA non è solo responsabile della costruzione del nostro corpo, ma serve anche per l'archiviazione dei dati e la comunicazione. La macchina Reef è un dispositivo creato molto tempo fa da un uomo molto intelligente di nome Dottor Reef Raymond, che pensava che le vibrazioni fossero una cosa importante e che potessero essere usate per curare le malattie, in quanto credeva che ogni cosa, incluso le malattie, avessero le loro vibrazioni uniche e realizzò un microscopio speciale in grado di osservare cose molto piccole, come i virus,
riuscendo a scoprire le vibrazioni di ogni singola malattia. Ed è ora che la cosa si fa veramente interessante. Il dottor Reef ha pensato che se si potessero inviare le giuste vibrazioni a questi cattivi, si potrebbero distruggere. È come combattere il fuoco con il fuoco, ma in una piccola battaglia all'interno del corpo. E chiamò questo fenomeno il tasso di oscillazione mortale. Le sue idee si sono affievolite nel tempo ed oggi la macchina Reef è ancora in circolazione e alcune persone la utilizzano. È una macchina che produce vibrazioni specifiche che si sostiene siano in grado di colpire i microorganismi dannosi. L'idea è quella di riportare il corpo in equilibrio trattando queste vibrazioni negative. Tuttavia, è fondamentale notare che la medicina tradizionale non approva pienamente né utilizza ampiamente la macchina Reef. La cimatica. Scoperta dal dottor Hans Jenny, esplora l'affascinante mondo degli schemi vibrazionali. L'interesse del dottor Jenny per le vibrazioni ha portato a esperimenti in cui ha visualizzato le onde sonore che creano schemi intricati su sostanze come la sabbia o l'acqua. Un fenomeno definito come cimatica. Il dottor Jenny ha scoperto che la riproduzione di suoni genera vibrazioni che inducono modelli in diversi materiali. È come se la musica producesse una forma, poiché la sabbia o il liquido danzano in risposta al suono. Il dottor Jenny ha proposto che la comprensione di questi schemi potrebbe svelare intuizioni sul funzionamento di vari sistemi. Ma come si collega tutto questo al nostro corpo? Beh, i nostri corpi sono serbatoi di vibrazioni. Ogni cellula vibra in modo unico e il lavoro del dottor Jenny ha fatto nascere la curiosità di sfruttare le vibrazioni per comprendere e possibilmente beneficiare il nostro corpo. Se il suono può modellare gli schemi nella sabbia, allora può influenzare anche il nostro corpo. E questo ci porta al dottor Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto. But on stage, he goes up on stage and he has a triangular that he hits, like in an orchestra. He's hitting it over here, he hits a bing, and about 30 yards or 30 feet away is his interpreter standing here with the same exact replica of that same size triangle, frequency tuned to the same frequency. And he tells his interpreter to put a microphone next to it. And suddenly this one starts to resonate. He hits that one over there, this one starts resonating. How much of your body is full of water? Most of your body is water. Ora diventa veramente interessante l'argomento, perché gli esperimenti del dottor Masaru Emoto sugli effetti dei pensieri e delle parole sui cristalli d'acqua hanno rivelato che le influenze positive, come la musica e le parole d'amore, creano bellissimi cristalli ben definiti. Se il corpo umano è composto per oltre il 60% d'acqua, come fa la musica che ascoltiamo a influenzarci? Al di là dei testi strani di molte canzoni, c'è un problema con la frequenza in cui sono sintonizzati. Guardate attentamente. Where we now play our music is in A440. Where did that come from? It used to be 417. A440 came in with the Roman Catholic Church. They suppressed the frequencies. They lost somehow the 152 of the best Gregorian chants, including the hymn to St. John the Baptist, which we've now recovered. That particular hymn was what triggered Dr. Paleo's investigation, looking for those frequencies of vibration by which the music was played. It was known as the most uplifting
hymn of all the ages, the most spiritually uplifting hymn, the hymn to St. John the Baptist. It was played to six tones. These are those six tones. These are those six frequencies. And so the A440 is what now is the standard tuning. That if you do the analysis, if you go A439, you're closer to one of the Creator's tones. If you go A441, you're closer to one of the Creator's original tones. That's how precisely it has been manipulated. To do what? To shut down the 95% of your brain, particularly the right brain that operates the heart mind to the divine human community. Except you don't even know that you've been listening to the static your whole life. You don't even know what the true resonant frequency is because it has been kept from you. So in other words, the master composer, master conductor of the universal orchestra is singing love songs in 528, uplifting everything simultaneously. And we're the only species out of tune. Nel 1939 l'intonazione standard fu cambiata da 432 Hz a 440 Hz, anche se importanti musicisti protestarono e il professor Robert Dussat del Conservatorio di Parigi scrisse un referendum firmato da ben 23.000 musicisti francesi che esortavano a mantenere un'intonazione uguale a 432 Hz. Ma nonostante ciò, la frequenza 440 fu fissata come standard per tutti i concerti dei musicisti, nonostante le loro proteste. E nel 1950 il governo americano impose che tutte le apparecchiature musicali e le trasmissioni radio-televisive fossero a 440 Hz. Leonard G. Horowitz ha scritto un'ampia tesi su questo argomento e su come la Fondazione Rockefeller abbia iniziato la guerra alla coscienza imponendo una cordatura standard uguale a 440 Hz. A frequenza 440 Hz, la musica entra in conflitto con i chakra dal cuore alla base della colonna vertebrale. Teoricamente, la vibrazione stimola l'ego e la funzione cerebrale sinistra, sopprimendo l'intuizione della mente e del cuore e l'ispirazione creativa. Molti musicisti, infatti, si sentono meglio accordando un po' più alto o un po' più in basso rispetto a un'accordatura standard a 440 Hz. E alternative più naturali in particolare sono la frequenza a 444 Hz o a C528 Hz oppure a 432 Hz. Brian T. Collins, che ha lanciato un sito web dedicato alla pubblicazione di articoli a sostegno di questo crescente movimento metafisico musicale per il recupero della spiritualità ottimale attraverso la musicoterapia. E Collins ha scritto che l'attuale accordatura della musica a 440 Hz non si armonizza a nessun livello che corrisponda al movimento cosmico. Mozart e Verdi basano entrambi la loro musica sulla vibrazione naturale ed è a 432 Hz ed è stata soprannominata l'accordatura di Verdi. La differenza tra 440 e 432 è di sole 8 vibrazioni al secondo, ma è una differenza percepibile nell'esperienza della coscienza umana. Queste rivelazioni rappresentano un'opportunità per riscoprire le nostre radici spirituali nella musica, in accordo con un rinascimento spirituale in continua accelerazione.